Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Azura Sprat. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo Kanda. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la fine della seconda parte e devo essere sincero, la seconda parte è stata piena di momenti incredibili. Ho buone aspettative anche per la terza. Partiamo subito con il Kanda 13, causa ed effetto. Un'incredibile potenza si riversa in Azura, che diventa abbastanza forte da fronteggiare il Bahamastra. In un istante concentra tutto il potere che hanno accumulato le sette divinità in 12.000 anni. Questo potrebbe essere il potere che finalmente porrà fine alla loro tirannia nei confronti degli umani e che riporterà la giustizia nel mondo. Può essere, scopriamolo. Parte 3. Il karma. Wow. Stiamo andando sempre più nel profondo e questa parte è stata magnifica, cioè veramente. Neanche Yasha ormai ci crede più, guardalo. Ha addirittura tolto la maschera. Even August could not defeat you. Why? Why do you keep coming back? What is it that you are fighting for? Per mia figlia? Power of yours. How can it surpass the power that took us 12,000 years to attain? Madonna, è incrinata dall'ultima volta. He is too much of a threat. He must be stopped here and now. Ready the Brahmastra. A parte quanti pixel, però mi stai dicendo che il Brahmastra era nascosto addirittura in un'altra dimensione? Beh, ci sta come cosa, Guarda quanto è enorme. Però già che nell'incipit ha detto che abbiamo una potenza superiore, la vedo... appunto. La vedo dura per questo Brahmastra. Area eterna, fortezza karma. Ah, pensavo si fosse spento tutto. Non mi ricordo... esatto. Non mi ricordo se spara dall'occhio o dal petto. With that one blast, do you realize how much mantra will be lost? All the souls that have been given for the cause. Do you not realize that this will hinder the coming of the great rebirth? Then we will just get more mantra. With the mortals under our control, our supply is endless. Dio mio, questa qua è stronza. There will be no great rebirth. Wait. I will finish Asura. Like you did before. If we finish him now, once and for all, he can never come back. That power is made for the eradication of the Goma. Sì, esatto. Souls of the dead are the likes of him. Bastarda. This conversation is over. Sì, sta qua. You will not interfere. Sta qua, è meglio che muore subito. Lo pensa anche Yasha, secondo me. Bravo Yasha. Fai qualcosa di utile. Scusate se non parlo, ma veramente sono in pieno ascolto. È Deus quello? Ah, è uno a caso. I'm going to stop this injustice. Lord Yasha has gone mad. Ti pareva, figa? Non dir... Non ci credo. Anche Yasha dite che spara? Dio mio! Ammetto che non avrei creduto.
Se non avessi visto che sta succedendo veramente, non ci avrei mai creduto che avrei giocato anche con Yasha. È bellissimo tutto ciò. A parte che la sua barra è veramente incredibilmente blu, Allevati. Ho un obiettivo più grande in questo momento. Questi qua che sparano le palline. Certo che però sta gente è veramente merda. Se non fai come dicono loro, allora sei un traditore. Il che è veramente un controsenso assurdo. Sta gente non sta più facendo il bene del popolo. Sta ormai facendo quello che deve perché credono sia giusto. Non esiste più il concetto quello che fa lui è sbagliato, quello che fa lui è giusto. Esiste solo dobbiamo farlo, fine. Ti sarebbe piaciuto, Credo che devo raggiungere lo stato di furia. Però me la sto cavando bene anche con Yasha, Quelle cazzo di palline, se lo dico io dove devono finire. Te lo dico io dove devi metterti a quelle palline. Maledetti. Bello, bello, mi piace che hanno fatto anche una parte del genere. Anche perché noi stiamo ancora nello sbaglio. Se siamo ancora con loro, non è che Yasha è andato con Asura. Stiamo solo cercando di fare in modo che sta stronza non usi delle anime. Asura Vratu. In questo momento è Yasha Vrat, però fa niente. Asura Vratu. Mi sa che una zanzara mi appunta la mano. The Brahmastra has entered the final preparation phase. Anche perché Asura in questo esatto momento cos'è che sta facendo? Cioè dov'è che siamo noi? It's begun. I must hurry. Eh sì, speriamo che non sia a tempo questa zona. A quanto pare sì. Bello però. Mi piacciono queste parti. Hanno dato un sacco di varietà a questo gioco in ogni punto possibile. Fin dalle zone così fino ai combattimenti aerei, veramente. Hanno fatto di tutto e anche di più, secondo me. Sono impegnati più di quanto in altri giochi hanno mai fatto. Cioè non loro in particolare, dico in generale altre case produttrici. Com'è passato quello? Ah, bene. L'inseguimento in moto. Ottimo.
È diventato Yu-Gi-Oh! 5Ds adesso. Bastardo? Nah, ti sarebbe piaciuto, eh? Wow! Con Yasha stiamo facendo delle azioni che sono veramente fighissime. Mamma mia! Veramente, veramente fighe queste. Dove finì? Ah, eccolo lì. E mo' hai rotto le palle. Guarda che io non sono Asura. Non andrò tanto sul facile. Madonna. Dritto nel cervello. Proprio da orecchio a orecchio gli abbiamo fatto. Mamma mia, mamma mia. Questo gioco veramente... Perché non hanno fatto una remastered su PS4, PS5? Guarda, se fanno una remastered, ne sarei felicissimo. Cosa sono ste palline? Aia! Takeshi's Castle! Vabbè, ma non riesco a schivarle mai. Aia! Dolore metafisico! Ma che palle! Beccati questo! Oh, finalmente è crepato! Dio mio! Veramente, cioè, tutto questo sta succedendo, non so se è successo veramente in 5 minuti. Dovrei riguardare veramente la registrazione per capirlo, però. Wow. Ma perché c'è una rampa di lancio? Why do I hesitate? Our cause is genuine. We are in the right. You need to live in the moment more. E se l'ha detto August, allora è vero.
È diventato Sonic Heroes adesso. Madonna mia. Cosa non è stato comunque questo gioco, veramente. Bellissimo, bellissimo. Non vedo l'ora di arrivare al finale. Niente, troppo tardi, Yasha. Quanto ci fai che adesso Asura con un colpo annulla tutto? Appunto. No, ti prego, non dirmi che devo fare quadrato ora. Mi spezzo il braccio. Se adesso devo fare la cosa col quadrato... Calcio supremo! Sembra un piccolo brufolino sulla faccia del mondo. Laureo. Quindi il Brahmastra è un essere vivente, perché gli ha spostato tutta la mascella e si sono visti i denti. Lord Yasha's interference has diverted the beam. Damage report. Unable to fire. Damn you, Yasha. Sì, tanto ormai le anime erano state usate, a quel punto Yasha falla usare, no? Però almeno Asura sembrerebbe essersi calmato. This is not the cause I supported. E questo è vero. To be continued. Wow. Non mi sarei aspettato veramente la parte con Yasha. Molto bella come cosa. Non male. Forse potevo metterci un po' di meno nella zona in cui dovevi combattere a mano. Però bello, 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 bello. Veramente. Ribelle con causa. Che dire. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Signori, noi ci vediamo al prossimo Kanda. Ciao a tutti!